primo incontro casalingo dell'HC Banca Popolare di Fondi e seconda vittoria di campionato, quindi per ora a punteggio pieno. Un incontro che forse sicuramente contro una squadra che è importante, una squadra che ha ambizioni di alta classifica, però forse lo potevamo chiudere anche un po' prima. Beh, è stata una vittoria sofferta, importantissima, perché la squadra del Siracusa è un'ottima squadra. Abbiamo giocato una buona pallamano a tratti e, come sempre, purtroppo abbiamo dei momenti di blackout. Potevamo chiuderla molto prima la partita, eravamo sul più 5, potevamo andare un paio di volte più 6 e chiuderla anche nel secondo tempo. Li abbiamo rimessi in partita per errori nostri e alla fine abbiamo rischiato qualcosina, anche se eravamo in controllo, che a 2 minuti alla fine eravamo più 4. È vero, il Siracusa è venuto qui a giocarsi la sua partita, ha fatto la sua partita, ha giocato una buona partita. Noi siamo stati superiori in alcuni tratti e questo si è visto anche al di là del risultato. Poi dobbiamo dire che i ragazzi ci hanno messo l'anima, carattere, come è stato a Conversano, e questo è stato quel fattore in più per chiudere a nostro favore. Abbiamo visto una squadra, a parte i veterani, il cui valore già lo conosciamo, ma abbiamo visto anche delle novità interessanti, per esempio Aldo Riccardi, Marco Lauretti, Onorato Pestillo, che comunque già l'anno scorso ha fatto ottime prestazioni, più altri giovanissimi. Una squadra composta interamente da fondani. E i giovani come ti sono sembrati? Hanno fatto la loro parte e anche qualcosa in più. Sappiamo che in allenamento si stanno impegnando tanto, quindi questo si vede nelle partite. Come hai detto tu, Riccardi, Pestillo, Lauretti, ma anche Di Cicco, Giunta e tutti gli altri possono dare tanto, devono dare tanto perché hanno nel loro potenziale questo, anzi, possono dare molto di più perché. Diciamo, alle volte si lasciano trasportare un po' dalle emozioni, dalla partita, e quando capiranno il vero senso della partita e capiranno e riusciranno a capire le emozioni e a giocarci con le emozioni, allora possono diventare veramente determinanti per questa squadra. Ora il Fondi, prima insieme all'Ancona, adesso non sappiamo ancora i risultati di tutte le altre squadre, sicuramente vabbè, il Fasana ha una partita in meno, però la prossima gara già ci vede impegnati contro la Dorica Ancona, che anche lei ha punteggio pieno, ma che ha fatto dei ottimi punteggi, per esempio 45-23 contro l'Alcamo, e oggi ha vinto a Gaeta per 32-28. Come la vedi la prossima? Storicamente l'Ancona è un'ottima squadra, ha un'ottima scuola di pallamano con Guidotti, che insomma ha dato un bel imprinting alla sua squadra. È una squadra esperta, ma che gioca in velocità, è una squadra che sa giocare a pallamano, molto tattica, e i risultati si stanno vedendo. Ce l'abbiamo quest'anno per la prima volta nel girone, perché gli anni scorsi stava nel girone centro. Sicuramente è una fissata scorbutico e noi andiamo lì avendo fatto quello che dovevamo fare in queste due partite. Andiamo ovviamente per giocare la nostra partita e per cercare di vincere, anche se sarà molto difficile, perché l'Ancona è un'ottima squadra, un ottimo collettivo, ben allenata, però noi non vogliamo a questo punto fermarci e continuare nella nostra striscia positiva. L'HC Banca Popolare di Fondi è in procinto di acquisire la collaborazione di un prezioso giocatore straniero, quel Vuk Milosevic, che 2 anni fa è stato capocannoniere in Serie A e che oggi non ha potuto esordire per questioni burocratiche. La settimana prossima ce la facciamo? Spero di sì, finché non ho nero su bianco non si può dire. Spero di sì, ma noi, ecco, ci alleniamo con questa rosa, con questi ragazzi, per far bene con loro. Poi, se ci sarà anche Vuk a darci una mano, ben venga, lo integriamo nel miglior modo possibile, cercheremo di giocare anche per lui e lui per la squadra. Quindi vediamo, io per ora lavoro con questo gruppo. Quando Vuk sarà della squadra e sarà tesserato ufficialmente un giocatore dell'HC Banca Popolare di Fondi, allora potremo schierarlo e lì poi avremo un'arma in più al nostro arco. Ci troviamo con Aldo Riccardi, 18 anni, non è esordiente in quanto già l'anno scorso ha giocato, però diciamo che quest'anno è il primo anno che giochi con continuità.
Durante la telecronaca, ti dico sinceramente, ho apprezzato i tuoi interventi, ho apprezzato i tuoi gol, ne ho parlato molto bene. Che emozione oggi, com'è andata? Avevi di fronte anche in difesa dovevi anche marcare quel Dedovic. Che impressione. Guarda, è stata una partita emozionante perché il Siracusa è una delle squadre più forti del girone che puntava al secondo posto e penso che è stata una partita bellissima e per Dedovic. Sì. Dedovic è uno straniero giovane e molto forte. Comunque sei riuscito a bloccarlo diverse volte e quindi poi a fare quelle ripartenze, che è quello che vogliamo vederti fare, perché sei riuscito veramente in un paio di occasioni a avere il coraggio di buttarti nella loro area e a realizzare. Io penso che giocherai con continuità anche la prossima. La prossima però è Ancona. Che ne dici? Guarda, Ancona sarà un'altra battaglia e noi adesso penso a lunedì, al prossimo allenamento. Quando arriverà sabato vedremo che cosa succederà.